Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web, l'isola delle tentazioni, le coppie, i tentatori e i falò di confronto, d'ora in poi per noi abituati a vederli ogni estate, diventerà un triste ricordo perché Temptation Island sembra essere arrivata definitivamente al capolinea e se prima c'era una piccola speranza nel poter vedere quest'estate la trasmissione di Maria De Filippi, a oggi ragazzi posso dirvi che Temptation Island è stata cancellata per sempre. Secondo quanto riporta TV Blog, il reality show che ha fatto compagnia a milioni di telespettatori, principalmente durante l'estate, dopo 8 anni di messa in onda, condotto proprio da lui, Filippo Piscilia, non andrà più in onda ed è stato cancellato dal palinsesto Mediaset. Il motivo dietro questa scelta non è ancora del tutto chiaro, perché a conti fatti Temptation Island è stato per anni un grande successo e ha permesso a molti sconosciuti di acquistare popolarità e fare di Instagram o della TV il proprio lavoro. Maria De Filippi ha cancellato dai suoi progetti Temptation Island, purtroppo contro il volere del pubblico, perché vi ricordo ragazzi che Temptation Island nelle estati scorse è stato il programma più seguito su Canale 5, quindi purtroppo non si capisce ancora il perché, ma quest'estate non ci sarà e come vi dicevo, ve lo ripeto nuovamente, sembra essere cancellato per sempre. In più Maria De Filippi però porterà sempre avanti i suoi programmi storici, ossia C'è posta per te, Amici, Tu sì che vales e ovviamente uomini e donne, dimmi tu che cosa ne pensi di Temptation Island cancellato per sempre. Scrivimelo nei commenti, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale. Vi ricordo che per il momento non sappiamo se c'è un altro programma in gioco oppure Canale 5 rimarrà con le solite soap oppure film estivi.